Salve a tutti ragazzi, sono iPhone Amatore e benvenuti a tutti in questo nuovo, anzi primo episodio della mappa Chaos Craft. Benvenuti a tutti quanti, I am a banana. Hello, salutate la banana. iPhone Amatore si scusa pubblicamente con tutti quanti per l'assenza di video in questi giorni, ma purtroppo, come ogni persona sa e come ogni persona ha, la scuola è molto importante e quindi viene prima la scuola che ci darà un futuro, almeno si spera, ma a questi tempi di crisi penso che non c'è da poco niente. Ma vabbè, andiamo alla prima puntata della Chaos Craft. Potreste sentire i rumori di sottofondo che provengono da fuori casa mia? Lasciateli perdere. Allora ragazzi, regole, andiamoci a leggere le regole. 1 second for the regole. 1 second, 1 second, 1 second, eccola qua, no, eccola qua, ecco fatto. Vi leggo tutto quanto, ve la leggo da qui. Storia. Il mondo sta per finire. Il caos si è scatenato e sta divorando tutto. Sono spariti tutti. L'unico rimasto sei tu. Devi riportare le cose alla normalità in qualche modo. Regole. Treno intanto che passa, non distruggere, piazzare, blocchi se ti viene detto, se non ti viene detto di farlo. Puoi usare solo gli oggetti che trovi nelle chest. Gioca su easy, normal o hard. Puoi piazzare torce di redstone, leve e bottoni. Non puoi spegnere il fuoco. Leggi sempre tutti i cartelli e tutti i libri. Queste sono le regole principali, il resto è tutto dentro la mappa. Ci sono dei punteggi all'interno del gioco che ora andremo a vedere più avanti. La storia 1. Madonna, quanta roba c'ho da leggere. Allora, prendiamoceli tutti. Intanto potete sentire i mega rumori che vengono da fuori. Finalmente ti sei svegliato. Il mondo sta per finire. Il caos si è scatenato e sta divorando tutto. Sono spariti tutti. L'unico rimasto sei tu. In qualche modo devi riportare le cose alla normalità. Io sono il tuo assistente. Comunico con te attraverso i libri e i cartelli. Ora sbrigati, devi andare. Per prima cosa dovresti scoprire da dove proviene il caos. Leggiamo l'altro cosa. Libro inutile solo per creare simmetria nella cesta. Sì, questa mappa è stata riempita di Easter egg. Vabbè, sì, tutta la cazzata. No, già ci sono rimasto male. Chaos Craft 2. Vi devo ringraziare per il ben. Sì. Ok. Lista delle quest facoltative. Capitolo 1. Esplora il faro, esplora la cantina. Capitolo 2. Trova le chiavi e apri la sala del tesoro. Capitolo 3. Completa la grotta dei creeper. Capitolo 4. Esplora la routine e completa il parkour del Nether. Poi vabbè, no. Perfetto. Sarà molto lungo questo video, ragazzi. In questa mappa ci sono delle quest obbligatorie e delle quest facoltative. Queste obbligatorie portano avanti la storia, mentre quelle facoltative ti permettono di vincere oggetti utili come cibo, pozioni, armature, eccetera. I diamanti e lingotti d'oro sono il tuo punteggio. Insieme agli smeraldi, i diamanti valgono 5 punti e li ottieni completando le quest facoltative. I lingotti d'oro sono nascosti in ceste sparse qua e là per la mappa. Valgono 1 punto. Gli smeraldi valgono 10 punti. Li troverai nelle ceste. Nelle ceste, vabbè. Ma attenzione, sono nascosti benissimo e probabilmente ne troverai pochissimi. Quando finisci la mappa, conta il punteggio e postalo sul forum. Potresti entrare nella top 5. Per maggiori informazioni sulle quest, controlla la rivista quest. Ultimo libro. Leggi sempre tutti i cartelli, contengono indizi ma sono importanti. Leggi tutti i libri, giochi in Medium Heart, Mind in Peaceful. Puoi usare gli oggetti che trovi nelle ceste, puoi piazzare leve, torce, bottone, torce di redstone. Le leve e le torce di redstone vanno piazzate per forza sui blocchi di diamanti. Le torce che fanno luce possono essere piazzate dove si vuole. Non piazzare, distruggere blocchi se non ti riesco. Non allontanarti troppo dai sentieri principali o ti perderai. Attiva tutti i checkpoint. Facciamo così, va. Facciamo no, aspetta, tranne quello delle queste, perché mi sa che non muoio se. Lista questa, ok. Iniziamo questo qua, vabbè, per le cose. Capitolo 1, eh? Nota, non avevo voglia di riscrivere tutto il libro delle regole. Puoi rompere le ragnatele e spargere il fuoco se ne ce n'hai bisogno. Ah, posso spegnere il fuoco allora. E posso rompere le ragnatele. Perfetto. Checkpoint. Activated. Andiamo nel capitolo 1, l'entrata della miniera. Wow, dove siamo? Where is it? Where is it? Oh, buona freccia. Wow, piccolo punteggio d'oro. Ta-da-da. E barro è bastardo. Vabbè, niente di che, chest, no. E allora, ci prendiamo un cacchetto che sta qua.
Chiesa. Ma aspetta, va male già perché già stavo giocando in Pacifica. Perfetto. L'arco ce lo siamo reso. Beh, leggiamo libretto. Storia, ok. Per fortuna ho dei libri di storia in casa. Qua c'è scritto che esiste una biblioteca abbandonata nelle vicinanze. Di una miniera forse. Forse è proprio quella che si trova vicino a casa mia. Tentar non nuoce. Forse se trovo la biblioteca troverò qualche informazione utile. Non so se dovrò andare alla biblioteca, non so dove sta. Oh, lì c'è una cesta. Non so, vabbè. Andiamo giù. Ma intanto metto tutta sta roba. E via. Faro, miniera. Intanto andrei nella miniera perché non si sa mai. Oddio. Testa di scheletro. Testa di scheletro. Perché ci sono scheletri qua? Mamma mia. Perfetto. Oh, oddio. Oh, oddio. Oh, oddio, tutte capocce. Tutte ragnatele capocce. Madonna, i diamanti che ci stanno. Datemi i diamanti. Perfetto. Dove sono? Ok, no, qui non c'è niente. Ti servirà una leva per proseguire. E che cazzo c'è? Patata cotta. Cioè, tu mi dici... Ti servirà una leva per proseguire? Come faccio? Ah, sta qui dentro sicuramente. Dove andrò a finire qua dentro? Io morirò sicuramente dopo... Tra un secondo. Ecco. Ne ero sicuro. Ne ero alquanto sicuro. Vaffan bene. Ragnatele di merda. Perfetto. Non so se stanno qui. Ok, che cazzo è? Ah, si è attivata la redstone, non ho fatto più un colpo. Oh, vedi, oh. Patata cotta. La patata è sempre cotta, mi piace la patata, ma non è cotta. Prendiamo degli archi. La leva dove sta? Inoltre fa più un colpo, sta roba. Sì, se non trovo la leva è tutto inutile, ragazzi. Vabbè, non so dov'è la leva sperando che non sia qui. Cioè, sperando che non sia qui. Ah, può essere che sta qua. Giustissimo. No, già si inizia malissimo. Già si inizia proprio male, raga. Oh, leva. Hello, leva. Ah, qua sta il pulsante. Lol, scusa, non l'ho visto. E quindi andiamo bene perché già abbiamo trovato la leva. Bene, rialziamo la leva qui e andiamo avanti. Che cazzo è queste? Che cazzo è queste? Che cazzo è? Che cazzo è? Non lo so. Leva. Che cosa cambierà se faccio così? Non si sa. Vabbè. Oh, non si sa la roba che c'ho. Voi non so se ci vedete bene, io spero di sì. Se volete metto qualche torcia ogni tanto. Ecco, tiè, metto sta torcia qua. Così io devo la luce e tutto quanto. Le puntate dovrebbero essere molto piccole, ragazzi, ve lo dico. Non so le leve che cosa ci fa. La Madonna santissima, il barbus qua cesta. Qua dentro invece che c'è? Niente, c'è sta un'altra cesta, quindi penso di andare avanti. E quanta roba c'è sta dentro sta mappa, oh. Perfetto. Perfetto. Oh, che pensi che sono stupido? Io oggi ho visto piccola cesta in piccolo legno. Ecco fatto. Piccolo parkour di iPhone amatore. iPhone amatore, salta di nuovo, fai come piccola capretta in montagna, salta, sa che facciamo qua? E non si può saltare una piccola cesta, porca puttana. Ecco fatto, mamma mia, guardate che mi sono preso, facciamo così, guardate la mia banana che bella, oh, io c'ho una banana bella, e voi no. Sai c'è morte, porca miseria, iPhone amatore, porca miseria. Non puoi morire così, iPhone amatore. Salta questi blocchi. Wow. Tutto bene, ragazzi, tutto bene. Tutto bene. Perfetto, perfetto. E di nuovo perfetto. Sì, mi sembra tutto perfetto. Perfetto. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho proprio fatta! Oh, un piccolo book! Un piccolo book! Leggiamo il piccolo book. Allora, la biblioteca esiste davvero. Su questo libro c'è scritto che esiste una torre strettamente collegata al caos. Forse quella torre ha dei problemi. Devo trovarla. Ma dove sarà? Tan 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 tan. Devo su. Non lo so dov'è. No, vabbè. Oh, piccolo gesto di nuovo. Io trovo piccolo gesto dappertutto.
Oh, Madonna, che bosco brutto, mamma mia. La foresta morta, che bello, mamma mia. Leggiamo piccolo il libro prima, mangiamo piccola. No, mangiamo piccola patata cotta. Mangio patata e mi diverto. E questa qua? Era questo qua, fa. Sì. Questa foresta sembra essere stata colpita dal caos. Ma cos'è quell'enorme albero laggiù? Forse è meglio dare un'occhiata. Oh my lord. Checkpoint, checkpoint. Where is the checkpoint? I'm sorry. Where is this checkpoint, please? Pakura? Pakura, per favore, where is the checkpoint? You don't know? You don't know? Ok, you don't know. Perfetto. Ok, perfetto, de maiale, no, no, checkpoint. I'm sorry, where is the checkpoint, porca putena? Non c'è checkpoint qua. Perfetto, senza checkpoint io non vado avanti. Il checkpoint mi diceva che stava verso di qua. Quindi, se andiamo dritti per dritti, trovo un maiale. Qui ho già preso via la roba, sì. Non so dove potrebbe essere il checkpoint. Qui c'è del fuoco. Possiamo spegnere il fuoco. No, non è inutile. Non vorrei allontanarmi troppo. Cioè, non penso che se mi allontani. Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Lì c'è qualcosa? Non è di creazione della mappa. Sì, mi sono un po' allontanato troppo e non vorrei perdermi. Quindi, oh, lì c'è una zucca. Lì c'è una zucca. Salve zucca. No, 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 no. L'uovo non fa parte delle mie priorità in questo momento. L'uovo di gallina non lo voglio. Senti, i checkpoint io non li trovo, quindi tanti cazzi e tanti belli. Che faccio? Mi mangiamo una patata cotta. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Qui c'è piccolo albero. Che cosa succede qui, piccolo albero? Oh, qui non ci ero stato. Se stai leggendo questo cartello vuol dire che hai già attivato il checkpoint. Dove minchia era questo checkpoint? Io mica ho trovato lì in mezzo a foresta. Voi me l'avete messo qua, ma io mi ingaso. Vabbè, qui tutta sta roba. Mettiamoci i 10.000 libri e tutta sta roba qua. Salute istantanea mi servirebbe. Questi qua mi lascio. E il punteggio. Un uovo che non si sa mai. E un danno istantaneo qua lo lascio, va bene. Allora, andiamo avanti. Ma avanti. Ma avanti. Io ho visto Chester. Perfetto, chiave 2, dove cazzo era? Sala del tesoro dell'albero. Sala del tesoro dell'albero. Sala, non sala. Ok, sta diventando buio. Io metto piccola torcia. Il piccolo lingotto d'oro. Io l'ho trovato e ho il mio tesoro. Seguiamo piccolo sentiero. Oh, se io cado mi faccio male. Mettiamo torcia. Se non vedete. Sento uno slime da qualche parte. Aio. Non trovo più niente. Scusate, piccolo lag. Ah, io ho trovato piccola cesta. Voi volete fregarmi ogni volta, ma non ci riuscite proprio. C'è un'altra cesta lì? Che cosa succede, piccolo iPhone? Hai trovato un altro lingotto. Lingotto. E scendiamo le piccole scalette. Qui c'è cesta. Mi metto le scarpette. Non ho mai capito perché i funghi più chiari fanno la luce, però vabbè. Dovrei scendere? Dovrei scendere qui? Ok, sono sceso ormai, quindi non mi frega niente. Ok. Oh, che? Che cazzo è? Ah, ho capito. Questo qui mi riporta su. Ok. Mi ha preso tipo un leggero colpo di infarto, vabbè. Questo qua cos'è? L'ingotto, l'ingotto, non lo so, quanto devo scendere? Devo morire? Vuoi che io muoro? Vuoi che muoro? Vuoi che io muoro? No, no! Mamma mia, mi hai preso un colpo, l'immortacci tua! Mi hai preso un colpo, vaffanbene! Dai, stavo un po' rosicare, raga! Oh, piccola cesta, non l'avevo vista più! E torniamo su. Ok, penso che appena torno di su, la mia prima puntata di
di Cashcraft, di Cashcraft, io non vedo mai i lingotti, penso di vederli tutti, ma invece non ci sono tutti. Niente, basta così ragazzi, penso che possa bastare, sì? Pollo? Pollo. Pollo cammina, guai. E qui c'è una cesta, e io non l'avevo vista, lo sai. Pecorella non farmi ammazzare, 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 pollo. Pollo tu mi stupisci. E lì c'è un creeper. Ma che cazzo fai, fisci? No, 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 no. E ammazziamo il creeper. Mamma mia, che paura. Forza dai, muori. La puntata finisce proprio qua, 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 qua,
La prima puntata finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Cliccate mi piace perché ha ben 80, no, scusate, 50 mi piace. Ci sarà la seconda puntata della mappa Chaos Craft. Un saluto a tutti da iPhone Amatore e la zucca che ha un braccio infilato in un'altra piccola zucchetta. Il maiale saluta prima di tutti. Qui c'è una cesta, l'ho già aperta. Il maiale saluta per favore. Guarda come ti mangio. Mangio il tuo parente, mangia poi anche tu il tuo parente. Vabbè, mi sto dileguando troppo. La prima puntata finisce qua. Cliccate mi piace, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Commentate se non lo avete ancora fatto. Ciao!